Imprenditoria e legalità, questo è il nome del convegno che si è svolto ieri presso il Palafilcam di Ostia, organizzato dal SIBE in collaborazione con l'ASCON Confcommercio. Ospiti dell'incontro Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e Francesco Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Il commissariamento non è un atto bello, ci mancherebbe altro, però è un'occasione per ripartire. Cioè è un modo per far emergere all'esterno i problemi, è il modo per scoperchiare il famoso tappeto. Se è finito il periodo di commissariamento e il tappeto si rimette come era prima, il commissariamento non è servito a nulla. Se però quel periodo o quell'occasione è servita per buttare fuori la spazzatura da sotto i tappeti, il commissariamento è stato utile. Il commissariamento è un'occasione, a prescindere ora dal merito. C'è stato un provvedimento del prefetto e certo è stato certamente giusto, ma un'occasione per ripartire. La mafia, la corruzione e l'illegalità ad Ostia, a Roma, in Italia, nel mondo, attecchiscono dove c'è una comunità disattenta, pigra, che in qualche misura non contrasta attraverso la prevenzione. Cioè le forze dell'ordine, la polizia, la magistratura non possono fare nulla attraverso la mera repressione se la comunità, l'imprenditoria, i cittadini non fanno rete, non fanno cartello per impedire ai mafiosi e ai politici corrotti di diventare protagonisti. Quindi il messaggio di oggi, che mi sembra importante, è il recupero di una fiducia che la cittadinanza deve avere nei confronti dello Stato attraverso naturalmente un patto bilaterale. Ognuno di noi deve fare quanto è possibile per denunciare, per essere partecipe della vita pubblica, per rispettare le leggi, ma deve naturalmente avere in cambio uno Stato che garantisca sicurezza, garantisca giustizia, garantisca efficienza e dia risposte alle domande. Come fa una comunità dove in qualche maniera che ha in qualche maniera vissuto e da una parte l'arresto di un presidente di municipio, quindi l'amministrazione, e dall'altra addirittura l'arresto di un dirigente di commissariato, a ritrovare un certo equilibrio, se non fiducia totale, nelle istituzioni? Ma guardi, io credo che sia sbagliato pensare, anche se a me farebbe piacere pensarlo, che la politica sia peggiore della società, che chi ci governa sia peggiore di chi è governato, che quindi il potente sia peggiore del cittadino. Tutti i paesi del mondo, la politica, il potere, l'amministrazione sono lo specchio di una società, di una cittadinanza. Quindi se un municipio è stato sciolto per la prima volta in Italia per mafia, se ci sono stati arresti di amministratori, vuol dire che c'è stata una cittadinanza, certamente non criminale, certamente non illegale, però sicuramente disattenta e sicuramente miope, indifferente, come dice Borsellino, ma di fronte alla criminalità diffusa e soprattutto tentacolare, la disattenzione diventa collusione, diventa connivenza. Quindi credo che il messaggio che debba venire da questo incontro, da queste occasioni, è l'idea che il cittadino deve partecipare, cioè il cittadino può avere un ruolo attivo partecipando alla politica, facendo rete, diventando protagonista e pretendendo di conseguenza una politica che lo rappresenti. Ma la politica non è una gemmazione solitaria, la politica è l'espressione di una cittadinanza che deve lottare ogni giorno, non solo il giorno delle elezioni, per avere una rappresentanza degna del valore immenso della cosa pubblica. Ma lei ha detto, ma il fatto che noi abbiamo capito quello che è successo, la dimostrazione è il fatto che siamo qui. Questo è un modo per ripartire, sì, l'ho detto chiaramente e lo ribadisco di nuovo. Noi abbiamo capito, abbiamo detto anche nel mio discorso che è una minima porzione, per cui non devi mettere paura, tutta l'imprenditoria sana, e ripeto, Ostia c'è una completa, quasi totalità di imprenditoria sana, non smetto mai di dirlo. Si è riunita, abbiamo unito tutta la parte, il tessuto economico della città, sia la parte del commercio che quella della balneazione, per cui vogliamo ripartire da qua sempre, come ho detto all'ultimo, in sinergia, perché abbiamo bisogno di sinergia, sinergia delle istituzioni e della politica. Da soli certo non ce la possiamo fare, ma vogliamo partire e abbiamo tanta fiducia e tanta forza. Secondo lei, tra la società civile e la fetta degli imprenditori, la parte imprenditoriale della città,
C'è stato un momento prima di questi due anni in cui forse qualcuno, una parte, ha nascosto un po' troppo la testa sotto la sabbia per arrivare al punto in cui si è arrivati oggi? No, è una parte, come dicevo io prima, minima di ossia, che molti di noi e molti imprenditori non hanno vissuto appieno, non si sono resi conto di quello che accadeva. Quando è esploso il tema, allora abbiamo capito, abbiamo recepito e abbiamo detto no, siamo noi che dobbiamo continuare ad andare avanti con onestà, con lealtà. È passato un messaggio da questo convegno, mi dica se è quello giusto, che da questo punto, quindi da un'analisi di quello che è successo, dalla consapevolezza di quello che è successo, non si nega ma si riparte. Non si nega ma gli si dà la giusta dimensione e diamo la giusta importanza alla parte nera della città, perché c'è, ma allo stesso tempo vogliamo rappresentare la parte bella e far capire come quella parte nera non ha pervaso la parte bella, anzi tutt'altro, la parte bella che adesso, da oggi, anche con maggior forza, dopo questo convegno, può ancora più con rinnovato vigore, da domani mattina in poi, lavorare per migliorare ancora di più questo territorio e per debellare questa famosa parte nera, che non neghiamo, ma abbiamo avuto l'orgoglio e il coraggio di ridimensionare. Guardando allora al futuro, gli imprenditori, i commercianti, gli imprenditori, i balneari, sono pronti a fare fronte comune, a denunciare? Il convegno di oggi serviva per lanciare un messaggio, bisogna avere fiducia nei corpi intermedi, quindi nelle associazioni di categoria, perché ci sono e sono presenti, bisogna avere fiducia nelle istituzioni e bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine. Quindi sicuramente se un imprenditore si dovesse trovare in difficoltà deve sapere che può avere fiducia verso le istituzioni, perché oggi le istituzioni ci sono. All'incontro sono intervenuti politici, imprenditori, vertici delle forze dell'ordine e tanti cittadini.